Trasferiti qua dalle Cinque Terre, che è un parco naturale, che un parco marino in cui si è puntato sulla protezione del territorio tantissimo, in cui sinceramente devo dire che gli abitanti hanno partecipato tantissimo alla protezione del territorio, combattendo a volte anche mettendosi sui binari per evitare per esempio la nascita di un inceneritore lì, eccetera. Questo ha prodotto un introito nella regione enorme, perché ci sono un sacco di divieti, di balneazioni per proteggere il territorio, però nel mondo è diventato una terra famosissima ed è rimasta molto bella. Noi abbiamo operato nel turismo, io da quando mi sono sposata, cioè da 10 anni, mio marito da quasi 30 direi, e siamo venuti qua, mio padre era di Arielli. Prima di decidere di venire qua e operare nel turismo abbiamo girato la Toscana, l'Umbria, le Marche e poi per scherzo abbiamo girato un po' l'Abruzzo e ci siamo resi conto che è un paradiso veramente inesplorato e quindi abbiamo deciso di venire e investire qua con la nostra esperienza. Questa notizia di questi giorni, perché non ne sapevamo niente, ci ha sconvolto, ma ci ha sconvolto veramente questa cosa che chiedendo in giro quasi nessuno lo sa e quasi nessuno se ne interessa. E sinceramente io la prima domanda che voglio fare è cosa possiamo fare, no? Perché secondo me io ho le prove che le persone comuni possono veramente fare la differenza. Sicuramente la gente di fronte a un colosso come l'ENI si sente minuscola, ma non è così, effettivamente non è così, e anche se non è, diciamo, per me lo è. Però se per una persona il primo argomento non è il territorio, ma può essere l'introito economico, vi assicuro che io non ne so niente di petrolio, di agricoltura, di vino, ma ne so di turismo. E l'Italia potrebbe vivere solo di turismo e questa regione ha un potenziale enorme per tutti. Cioè, dove funziona il turismo lavora tantissima gente, noi veniamo da una terra dove ci sono pochissimi laureati, pochissimi, e tantissimi ricchi che sono diventati ricchi in pochi anni attraverso l'afflusso di orde di turisti. Per cui io quello che chiedo è cosa posso fare, perché se posso fare qualcosa... cioè lo voglio sapere e lo voglio diffondere. E poi confermo da profana che la gente comune può fare tantissimo, perché anche se sembra non riguardarci da vicino, la devastazione che porta una cosa così, le informazioni che ci siamo presi in questi giorni sono poche ma basilari, cioè questo posto darà lavoro al massimo a 15 persone del territorio, perché poi loro si portano i loro tecnici, i loro specialisti, eccetera. Durerà pochi anni, giusto il tempo di devastare questa terra bellissima e basta. La cosa che succede è che appunto queste aziende cercano terre dove la gente non protesta, dove la gente non si lamenta e dove si pensa di avere a che fare con un popolino ignorante che non... Invece io un po' di sangue abruzzese ce l'ho, lo so che non è così e quindi chiedo che cosa si può fare e vi assicuro che la gente può fare tanto. Tutto qua.
chiama il dottore. La signora ha fatto un bellissimo intervento, però io penso che tutti quanti voi abbiate delle domande in testa e sarebbe interessante se fossero espresse. Volevo anche dire una cosa, mio padre era abruzzese, io sono nato in Sardegna, mia madre era di Genova e conosco benissimo le Cinque Terre per una serie di motivi, e sono un posto incredibile, veramente incredibile. Bene, io vorrei rispondere alla domanda più importante che lei ha fatto. Si può fare qualcosa? Sì. La cosa più importante è stata già fatta. Il 4 marzo di quest'anno, all'Aquila, sotto la spinta di 6.000 persone davanti al Consiglio regionale, è stata promulgata una legge, la legge numero 2 del 4 marzo 2008, che ha bloccato questa costruzione. È una legge che è stata tra l'altro sviluppata da un giovane rappresentante politico di questa cittadina, che si chiama Camillo D'Alessandro, e questo ci ha salvato, perché le persone che erano fuori hanno sostenuto il rappresentante politico non di un partito ma della popolazione, della gente, e questa legge è stata votata all'unanimità. Questa legge è restrittiva perché ha bloccato tutta una serie di attività così definite insalubri di prima classe, e bisognerà adesso riguardare questa legge per permettere a chi ha un'azienda tipo una carrozzeria piuttosto che un allevamento di polli di poter operare, perché è molto restrittiva. Però nei prossimi giorni verrà presentata al Consiglio regionale, che ancora funziona, anche se è nella situazione in cui voi ben sapete, una legge per ridimensionare questa parte, che deve essere chiaramente, deve favorire, le leggi non possono bloccare l'economia di una regione, ma la devono in qualche modo proteggere, e devono proteggere però con l'altra parte l'insediamento, dagli insediamenti pericolosi come le raffinerie eccetera. Ma cercheremo anche, anzi cercheranno le persone che stanno studiando questa legge con a capo appunto Camillo D'Alessandro, di fare una serie di azioni restrittive per impedire anche l'accesso alle piattaforme al mare, perché questa è la cosa più grave che sta accadendo. Qui c'è un progetto enorme, e questo deve essere ben compreso, un progetto che apparentemente sembra casuale, ma che in realtà si muove secondo un ordine precisissimo, come se ci fosse un bravissimo direttore d'orchestra. Il 35% del territorio abruzzese è destinato alle perforazioni e ad attività di stoccaggio e di raffinazione del petrolio. Hanno chiesto anche degli spazi sotto la Maiella, che di fatto è la nostra montagna sacra. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per proteggerci è diffondere le informazioni, partecipare attraverso tutti i comitati spontanei, i movimenti spontanei, e fare muro contro queste situazioni, sorreggere i candidati, perché è vero che adesso c'è una sorta di, come dire, delusione nei confronti della politica, ma questo è sbagliato, perché i politici avranno anche sbagliato loro, ma saranno i politici a toglierci dai guai, perché sono loro che fanno le leggi, e noi possiamo spingere i nostri rappresentanti politici a fare leggi adeguate alla difesa del territorio. Vorrei dirvi anche un'altra cosa: esistono delle direttive a livello di ONU, la famosa Agenda 21, non so se ne avete mai sentito parlare, e poi quello che è il protocollo di Aarhus fatto dalla Comunità Europea. L'Agenda 21